Eccomi a voi, io sono Nino e questo è il mio canale Resta quel che resta. Mettetevi comodi, mettetevi comodi perché non so quanto durerà questo video, ho un po' di cose da dire, ho pensato un pochino in questi giorni prima di realizzare questo contenuto a questo video e ho varie cose da dire, quindi non so quanto verrà lungo, quindi mettetevi comodi, ascoltatemi, però vi chiedo una cosa, eh, vi chiedo un like, un mi piace qui sotto, pollicione verso l'alto, così ci cliccate sopra, gesto velocissimo, però contribuite alla crescita del canale, vi chiedo solo questo, anzi no, vi chiedo un'altra cosa, vi chiedo qui sotto di commentare questo video dicendomi la vostra eh, sull'argomento dello stesso, ovvero Vincenzo Salemme porterà a teatro Edoardo De Filippo, Vincenzo Salemme porterà a teatro Natale in casa Cupiello. E la notizia di questi giorni, eh, appena l'ho appresa subito ho pensato di... A realizzare questo contenuto ma io vi ringrazio perché alcuni di voi me l'hanno chiesto chi nei commenti sotto il video precedente chi in privato su Instagram mi avete chiesto un'opinione su questo e la cosa mi fa piacere più che altro mi, mi onora mi onora che voi eh, vogliate sapere il, il mio parere perché evidentemente riconoscete in me la passione no, per Edoardo e questo mi fa molto piacere ma sappiate che voglio sapere la vostra qui sotto quindi ascoltatemi e poi commentate così mi potete dire se siete d'accordo con me in che cosa sì in che cosa no e diciamo la nostra, ognuno di noi, noi appassionati no? eh, di, di Edoardo e nel caso per esempio mio anche eh, conoscitore e perché no ammiratore di Vincenzo Salemme, soprattutto del Vincenzo Salemme a teatro che secondo me è strepitoso, ho avuto il piacere di vederlo due volte se non ricordo male perché due ne sono certo, non mi ricordo se ce n'è stata un'altra, eh, una a fine anni 90, beh entrambe diciamo a fine anni 90, inizio 2000, una volta lo storico, il cult di Salemme è fuori nevica e l'altra l'amico del cuore da cui poi Salemme ha tratto il, il suo esordio cinematografico e, e andrò a vederlo anche stavolta, sicuro, al teatro di Anna, negli ultimi anni lui è sempre stato lì con i suoi spettacoli, però io non ci sono andato, ehm, ma stavolta devo andarci per forza perché lui è bravissimo e, e perché porta in scena Edoardo, quindi non posso perdermelo, vi, vi dico già questo. Allora ragazzi vi dico un po' cosa ne penso, ecco visto che me l'avete pure chiesto io vi dico subito che sono contento. Sono contento, infatti, non a caso vi ho detto che andrò a vederlo a teatro. Perché, come dico sempre, le iniziative che riguardano Edoardo e che servono per riaccendere la fiamma di Edoardo o comunque per tenere viva la fiamma del, del, dell'Edoardo, di ciò che Edoardo è stato e continua a essere per tutti. Eh, queste iniziative qui vanno applaudite e bisogna dire grazie, grazie che fate queste cose. Poi ci sono i giudizi, una volta vista eh, la, 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 visto l'omaggio si può giudicare, quindi si può dire. Bravi, come nel caso per esempio della Filomena Marturano con uh, Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, oppure si può criticare e dire "No, forse era meglio non farlo o farlo diversamente", uh, come nel caso dei um, dei film TV con Sergio Castellitto che tra l'altro portò proprio Natale in casa Cupiello. Uh, però l'iniziativa, ripeto, per me è sempre ottima, è sempre ottima, perché bisogna dare modo a tutti di conoscere Eduardo. Chi già lo conosce di continuare ad apprezzarlo anche attraverso dei rifacimenti e poi soprattutto per chi non lo conosce. O lo conosce proprio alla leggera e magari uno andrà a teatro a vedere Salemme in Natale in Casa Cupiello, magari ci andrà perché è appassionato di Salemme, ma scarso conoscitore di Edoardo. E dopo, uscito da lì, andrà su internet a cercare Natale in Casa Cupiello e magari gli si apriranno le porte di, di, di quella straordinaria eh, entità che è Edoardo De Filippo. E è sempre piacere, cioè io, io amo pensare questo. E vi dico umilmente, ma proprio umilmente, poco poco poco. Mi auguro che anche questi miei video possano servire a indurre qualcuno a cercare chi è stato Edoardo. Comunque, allora Salemme, eh, Natale in casa Gupiello. Beh, Salemme e De Filippo in realtà sono collegati, ragazzi. Ora, chi ha una scarsa conoscenza. Della storia della carriera di, di Salemme e o di, di Edoardo, magari mh, questa cosa qui non la sa, ma in realtà Vincenzo Salemme da giovanissimo è entrato negli anni '70 nella compagnia di Edoardo De Filippo, ha fatto parte della compagnia, quindi è andato nei teatri italiani con Edoardo, con un Edoardo già anziano, quindi parliamo proprio delle, delle, delle ultime eh, annate, stagioni teatrali dell'Eduardo Capocomico. Eh, e poi, però, quando Edoardo si, si è Fermato, poi, vabbè, poco dopo è morto perché in realtà Edoardo veramente è stato in scena fino all'ultimo. Eh, Salemme ha continuato a lavorare nella compagnia di Luca De Filippo. Leggevo per 12 anni, quindi immaginate bene com'è il repertorio eduardiano e, e l'aria eduardiana, o, o comunque, ecco sì, eduardiana comunque, della famiglia De Filippo, quanto Salemme la conosca bene. Poi non l'ha mai portato in scena, a parte queste uscite nella compagnia di Edoardo e di Luca, eh, non mi risulta che Salem abbia portato in scena eh, cose di, di, di Edoardo, magari può averlo fatto proprio agli inizi quando si è messo eh, da solo, quando è diventato lui stesso un capocomico, però poi con, con il successo e tutti gli anni, questi anni non, non mi risulta che ci siano state eh, situazioni del genere. Mm, credo anche per una questione di rispetto nei confronti di Luca che eh, fino a un po' di anni fa, cioè prima sicuramente della, della scomparsa, ha portato in scena le, le opere di, di, di suo papà e quindi è proseguito poi il filone eh, De Filippo, è proseguito anche dal lato di Peppino perché Luigi De Filippo ha portato in scena eh, Edoardo fino agli ultimissimi anni di carriera. Luigi De Filippo era il nipote di Edoardo, figlio di Peppino avevo eh, visto degli estratti proprio di Natale in casa cupiello dove c'è un Luigi De Filippo che però ehm, 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 si trova su una sedia a rotelle però nonostante questo ha portato in scena eh, il Natale in casa cupiello e quindi è rimasta sempre ehm, ne, ne, nell'ambiente di famiglia no e poi adesso tutte queste figure sono venute a mancare e quindi forse adesso Salemme sente di eh, poter fare questo omaggio ehm, quindi, vi dicevo, Salemme ha fatto parte della compagnia di Edoardo e chi è vero appassionato di Edoardo e conosce bene le trasposizioni televisive delle sue opere, quelle proprio da lui stesso uh, curate, e beh, non può non aver visto Vincenzo Salemme nel contratto in uh, il sindaco del Rione Sanità in... Parti minori, queste qui, se non erro proprio in Natale in casa Cupiello, nel terzo atto, quando c'è tutto il vicinato ai piedi del letto del moribondo Luca Cupiello, mi pare che tra i vari attori che, che, che ci sono lì c'era anche il giovane Vincenzo Salemme eh, e poi. E poi è importante ricordare il cilindro di Edoardo, perché Edoardo in quel caso regala a Vincenzo Salem, sempre un giovane Vincenzo Salemme, un ruolo più importante: non da protagonista della storia, ma se vogliamo, da, da protagonista in, in, in un segmento importante, quello che apre eh, la vicenda, no? Il giovane studente eh, innamorato di, 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 di Monica Vitti. Che, che, che lui crede una prostituta. Anzi, lei fa, fa, fa credere di essere una prostituta, invece poi c'è c'è l'inganno. E lì c'è una parte importante. Ma comunque, al di là di quello che abbiamo visto. In tv, comunque, che ancora adesso abbiamo a disposizione, ed, um, Vincenzo Salmi ha girato i teatri con, um, con Edoardo. Ho visto anche varie foto di scena, tipo una scena di um, Gennare Niello, dove faceva uno dei personaggi. Quindi, per dire tante altre cose, um, sono, sono curiosissimo di vedere che cosa ne verrà fuori. Uh, sono curiosissimo di vedere il cast, di vedere la compagnia teatrale che porterà in scena questa uh, questa, questa opera. Sicuramente um penso di poter dire insomma Salem i, i suoi fidati eh, se, se li porterà dietro penso per esempio ad Antonio Guerriero che ormai è, è la spalla a teatro fissa di, eh, di, di Salem tra l'altro un attore che mi piace molto penso a Teresa del Vecchio che anche fa parte da una vita della sua compagnia e poi staremo, staremo a vedere vediamo se saranno gli stessi attori delle ultime uscite come quelle con tutto il cuore una festa esagerata che tra l'altro lui poi ha anche eh, portato in dire Teatro in diretta, teatro in tv in diretta eh, per la RAI oppure se cambieranno um, gli attori che faranno parte della compagnia. Io ho un sogno. Io ve lo dico, ecco, siamo tra noi: no, siamo appassionati eh, di Edoardo. Magari anche conosciamo bene, come me, eh, Vincenzo Salemme. Soprattutto Vincenzo Salemme teatro, perché lì è proprio il massimo. Al cinema pure è bravo, eh. Pure è bravo, però certe volte, mh, a parte nelle sue stesse trasposizioni cinematografiche, da sue opere ha perso un pochino cioè nel senso ha, eh, ha ha preso troppo alla leggera quello che invece a teatro aveva fatto in maniera più strong più forte però ci può anche stare perché sono linguaggi comunicativi completamente diversi teatro e cinema e poi vabbè Salem c'è stato un periodo in cui si è prestato secondo me a dei filmetti roba veramente commerciale che vabbè magari magari ecco gli, gli saranno serviti anche economicamente proprio per poi i, i lavori teatrali come, come accadde allo stesso Edoardo, eh, perché l'Edoardo degli anni 50 che voleva acquistare e ristrutturare il teatro San Ferdinando, fece varie eh, pellicole cinematografiche e lui stesso disse mh, di averlo fatto in alcuni casi per appunto avere eh, poi il budget sufficiente da investire nel suo vero amore. Eh, non so se è così per Salemme, però certe volte in certi film ho detto: Ma che ci fai tu qui? Ecco, diciamo. Um, però qual è il sogno che vi dicevo qual è il sogno che ho ragazzi il sogno è che esce fuori il cartellone quando si parte con questa tournée dopo l'estate e magari i, i fantastici quattro tornano insieme cioè i quattro il poker um, che, 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 ha, che ha dato poi L'iniziale successo, successo teatrale a Vincenzo Salemme. Sto parlando di lui, Carlo Bucci rosso, Nando Paone e Maurizio Casagrande, i quattro protagonisti del cult e Fuorinvica, ma poi di tante altre eh, opere teatrali di salemme e di tanti anche film di Vincenzo Salemme. Poi diciamo. Non dico si sono sciolti perché poi alla fine non è che erano un quartetto certificato, diciamo così, però hanno preso varie strade. Salem e Casagrande hanno eh, continuato a, a lavorare di più rispetto a quegli altri, anche se poi la reunion c'è stata perché qualche anno fa c'è stato il film di nevica e Salem non poteva assolutamente pensare di andare al cinema con quell'opera lì senza gli attori storici dell'opera dell il sogno è di rivederli in scena il sogno è di rivederli in scena perché perché ci pensavo in questi giorni e mi immaginavo come potrebbero essere perfetti già in, nei, nei ruoli che vi sto per dire. Perché vabbè, Vincenzo Salem lo sappiamo, sarà Luca Copello, ovvio che sarà così. Però pensavo che Carlo Bucci Rosso potrebbe perfettamente interpretare il, il fratello, il fratello Pasqualino, zio Pasqualino, quest'uomo eh, burbero, spigoloso, sempre in conflitto con il fratello, ma soprattutto con il nipote Tommasino. Bucci Rosso lo può fare benissimo. E tra l'altro Salem e Bucci Rosso sono già stati fratelli proprio in E Fuorinevica. Tommasino potrebbe essere Nando Paone, Nando Paone è che può ricalcare un pochino il, il cico di E Fuorinevica, ma anche per esempio l'attore un po' folle di, di Premiata Pasticceria Bella Vista, visto che Tommasino è proprio un personaggio strano, un personaggio quasi surreale. Non possiamo definirlo un personaggio con problemi ma comunque sicuramente infantile rispetto all'età che dovrebbe avere questo, questo giovane ragazzo, questo, questo Tommaso Cupiello potrebbe essere Nando Paone e Maurizio Casagrande potrebbe benissimo essere eh, per esempio Nicolino. Nicola, il, il marito della figlia di Luca Cupiello, di Ninuccia. Insomma, adesso sto fantasticando. Poi magari no, qualcuno che ascolta questo video e per puro caso è vicino a Vincenzo Salemme, gli vada a dire: dice, ma guarda, che questa è un'occasione d'oro, chiama i tuoi amici perché potete veramente fare qualcosa di fantastico. Comunque, al di là di questa, che, che, che è una mia idea. Sicuramente Salemme comporrà eh, il cast giusto. Attenzione a non farvi ingannare dai discorsi dell'età. Perché ho letto un commento su, su Facebook. Qualcuno che ha detto: Sì, però Salemme eh, farà, farà Edoardo, farà Luca Cupiello. Però in realtà Luca Cupiello è, è un uomo molto anziano. No? Lo abbiamo visto, l'abbiamo visto fare a un Edoardo quasi ottantenne. Che c'entra Salemme? Beh, in realtà. Avete ragione. L'edizione cult di Natale in casa Cupielello è quella del secondo ciclo televisivo di Edoardo di fine anni 70, dove appunto Edoardo, se non sbaglio, è 78, quindi comunque un Edoardo quasi ottantenne. Um, e lì è perfetta. Lì, lì, lì Edoardo fa proprio bingo. Io dico la verità, l'ho sempre pensato perché? Perché Edoardo, in realtà Natale in casa Cupriello l'aveva registrata per la TV anche negli anni 60. A parte che, vabbè, non no scomodiamo gli anni 30, perché in realtà il grande successo, il primo successo di Eduardo e della compagnia di de Filippo con suo fratello e con sua sorella risale agli anni 30, proprio con eh, Natale in casa Gubiello, e quindi lì c'era un Luca Gubiello che in realtà eh, era interpretato da un trentenne, ovviamente truccato per invecchiare, ma era un Eduardo più giovane di me in questo momento. Però negli anni 60, nel primo ciclo televisivo, quello in bianco e nero, Edoardo registra proprio eh, Natale in casa Cupiello. Ma sapete che questa edizione la conoscono in pochi. Mi è capitato di parlare con persone comunque che, che conoscono Edoardo, non come me evidentemente, e però lo conoscono abbastanza bene in ciò che ha fatto e quando io ho detto, beh, c'è anche il Natale in casa Copello degli anni 60, con Nina De Padova, con Piero, Pietro De Vico, la gente mi, mi, mi cadeva dalle nuvole dicendo, ah perché ce n'è un'altra? In realtà c'è, c'è, però Edoardo fa bingo, perché Edoardo è genio, genio sempre, e la ripropone, la ripropone nel secondo ciclo televisivo, magari pensando proprio, oh, Adesso sono più vecchio, adesso ci sto proprio bene nei panni di Luca Cupiello, posso avere un, un Tommasino perfetto perché mio figlio, mio figlio Luca De Filippo, ecco può essere benissimo mio figlio anche sulla scena, credibilissimo, visto che sono figli, per cioè padre e figlio per davvero, infatti erano tra l'altro uguali in alcune movenze, soprattutto Luca invecchiando è diventato poi uguale al padre. E quindi perché vi sto dicendo questo? Per dire che Salem può benissimo essere un, un, un Luca Cupillo. Over 60, magari un pochino anche più trasandato per andare eh, verso gli, i 70. E se state pensando... Eh, però prima hai detto Nando Paone, fa il figlio, ma come Nando Paone, che sono, sono, sono coetanei, forse Paone può essere anche più grande di Salem, fa il figlio. A parte che c'è sempre la magia del teatro che ci impone, come, come al cinema o come nelle serie tv, di non andare troppo nei dettagli e accettare no, questi compromessi. Eh, ma poi, vi ho parlato appunto dell'edizione eh, degli anni 60, dove Tommasino era interpretato da Pietro De Vico, che aveva, mi pare, 6 o 7 anni, forse meno di Edoardo, eppure era il figlio in quel caso. Ci sta, ci sta, accettiamo tutto. Uh, quindi, questo, ragazzi, questo, questo vi dico. Cioè, ovviamente, altro non posso dirvi perché eh, non si sa nulla e, e, e andrò ripeto salvo imprevisti andrò a teatro a vederlo e poi ve ne parlerò la mia speranza è che voi possiate vederlo come me che magari arrivi nei teatri che, che, che vi sono accessibili insomma più vicini a voi um, la speranza però è che poi ne venga realizzata anche una eh, diciamo registrazione diciamo così magari da mettere poi da, da mandare in onda magari sulla RAI oppure mettere su qualche piattaforma e questa è sempre la mia speranza perché ormai eh, ci sono questi mezzi, ci sono le piattaforme cioè che, che vengano utilizzate anche per queste cose qui. E, e quindi specialmente una cosa come questa, soprattutto la Rai, la Rai che negli ultimi anni sta spingendo molto sulla figura di Edoardo con questi progetti, no? quello di Castellitto, quello adesso con Massimiliano Gallo e La Scalera, no? vi ho raccontato che inizieranno a girare adesso un'altra commedia di Edoardo e contemporaneamente la Rai con Salem ci lavora benissimo, no? avete visto il teatro in tv in diretta di cui vi ho parlato? È successo qualche anno fa con il ciclo di tre commedie, ma è successo anche mh, quando è stato qualche, se, qual, qualche mese fa dove ha portato eh, la, la, la sua ultima opera che era Napoletano e Fammi una pizza, mi pare era questo il titolo. E quindi queste due cose mi fanno sperare che venga poi o eh, registrato. Eh, un, un, Registrata una volta un'uscita teatrale di Natale in casa Cupillo e poi appunto mandata in onda sulla RAI, oppure che addirittura e questo forse è ancora più probabile venga realizzata proprio una messa in scena apposta per essere mandata in TV. Fatelo, fatelo perché è importante, perché non tutti possono andare a teatro, a vedervi ed è giusto che si arrivi a tutti. Ovviamente tutto questo dopo che è finita la tournée teatrale, perché è giusto che si dia la precedenza al teatro e quindi ai biglietti e a tutto questo, però poi dopo facciamo in modo di Magari far uscire un DVD, come è successo anche per varie opere proprio di Vincenzo salemi Io spingo molto su questo tasto perché io sono per la divulgazione della cultura. E capisco che eh, c'è il concetto di dire no, come discorso del cinema, vabbè, ma alzati, vai al cinema, eh, vai, alzati, vai a teatro. Però non tutti non possono fare queste cose solo per una questione, magari, di pigrizia. Ok, ci sono persone che non possono farlo per, per tante ragioni, magari di distanza, di, di, di mobilità, forse anche economiche. Diciamo così: che magari un biglietto eh, per il teatro non lo possono fare. Ed è giusto che se tu un prodotto di cultura lo vuoi far arrivare a tutti, eh, fai in questo modo con i tuoi tempi. Favorendo prima il cinema, il teatro, quello che è, ma poi arrivi agli spettatori. Motivo per cui rinnovo l'invito, anche se di certo non mi ascolta qualcuno della RAI in questi video, a trovare il modo di. Uh, rimettere le opere di Edoardo su RaiPlay in maniera gratuita per farle vedere a tutti. E se non deve essere in maniera gratuita, mi rivolgo ecco a chi detiene i diritti, quindi credo la famiglia De Filippo, insomma chi è. E um, di, 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 di accordarsi magari con qualche piattaforma, perché io problemi non ne ho, perché ho tutta la collezione in DVD e quindi posso vedere in qualsiasi momento, ma non tutti ce l'hanno questa possibilità. Scusate se ho fatto questo finale di video uguale all'ultimo che avevo già pubblicato. Ma è un, un discorso che mi, mi preme fare. Comunque, questo aspettiamo. Aspettiamo Vincenzo Salemme a teatro con eh, Natale in casa Cupiello. Io, però, aspetto adesso i vostri commenti qui sotto. Scrivetemeli e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao.